una generale condivisione delle fasi operative di progettazione tra tutti gli attori del territorio. Un metodo subito battezzato come vincente da parte sindacale anche alla luce del cambiamento del contesto sociale ed economico post-pandemia. Parliamo della ferrovia Parma-La Spezia, la cosiddetta Pontremolese, un'opera attesa da oltre 40 anni e che oggi sembra ricevere nuova linfa dopo la nomina ad aprile di un commissario straordinario e l'annuncio avvenuto oggi dell'avvio della progettazione della nuova galleria di valico. Oggi c'è la novità che sono state destinate risorse, 30 milioni di euro per la progettazione. Adesso dobbiamo lavorare insieme a questo tavolo che è stato istituito oggi, un tavolo aperto che vede la partecipazione dell'autorità di sistema portuale, delle amministrazioni comunali, del partenariato economico e sociale, insieme al commissario e al rappresentante di governo, perché dobbiamo saper fare squadra per corrispondere a quella che è un'esigenza importante per il territorio, ma per un territorio ampio. Un'opera che procede a stralci e che dall'insediamento del nuovo commissario ha già visto l'avvio della progettazione di un'altra parte del raddoppio, vale a dire la tratta tra Parma e Vico Fertile. Prevede uno stanziamento, un finanziamento complessivo di 260 milioni, quindi è un'opera interamente finanziata. Quello che stiamo facendo ora è proprio l'adeguamento della progettazione definitiva alle normative vigenti, e quindi stiamo rivedendo anche l'ingresso del raddoppio sulla dorsale della Milano-Bologna e quindi l'ingresso in stazione di Parma. La problematica della Galleria di Valico è stato uno dei nodi che ha fermato per anni il raddoppio della Pontremolese. Ora sembra che si stia finalmente assistendo ad un cambio di passo. L'attuale galleria ha una pendenza che è del 25 per 1000, quindi il progetto della nuova Galleria di Valico ovviamente è finalizzato a superare, diciamo, questo attuale vincolo. I nuovi parametri delle nuove linee ferroviarie, le pendenze non possono superare il 12 per 1000, quindi si parla di pendenze che sono probabilmente meno della metà rispetto a quella attuale, perché ci potranno ovviamente transitare treni con un peso decisamente superiore rispetto a quelli che transitano oggi sulla galleria esistente, e andrà adeguata ovviamente a tutti i parametri, agli standard europei. Un incontro con la comunità portuale utile per conoscere sia i costi della Galleria di Valico sia la reale fattibilità, magari in diversi lotti funzionali, visto che si parla di un'opera il cui costo dovrebbe aggirarsi sui 2 miliardi di euro. Quindi diciamo si entra nel vivo, peraltro poi abbiamo anche raccontato tutti gli interventi che sono in corso nella linea attuale, nella Parma-Vico Fertile, nelle stazioni ferroviarie che possono anche determinare l'incremento, diciamo, della velocizzazione delle merci, e nella Galleria Bastardo, finanziamenti già in atto, quindi già progettati e già, diciamo, inseriti nel contratto di programma RFI.